Signore e signori, buondì, Marco da New York. Oggi, dato che sembra che finalmente la primavera sia arrivata, pensavo di fare una cosa interessantissima. Prendere la bicicletta, che non uso da un anno, penso, più o meno, e farmi un giro in campagna. Così, uno, faccio un po' di movimento, due, vi faccio un po' vedere come sta la campagna a primavera a nord di New York City. Elmetto o casco, come lo volete chiamare, ma prima di tutto mi vado a fare un bel panino. Casco poi me lo metto, tranquille. Vediamo come butta. Dice fanno panini eccezionali. Ora, questa pista ciclabile ricalca il tragitto di una ferrovia a un binario, presumo, che andava da Middletown, che è un paesino qui vicino, fino giù a Harriman, che sono tipo 18-20 miglia. Io parto da qui a New Hampton perché? Perché ci stava il panino. Non solo ci sta il parcheggio per la macchina, perché ovviamente non è che faccio anda e rianda, cioè viene la moglie a ripigliarmi. Il mio obiettivo è di arrivare a Chester, che sono, sì, mi sembra 15-18 km, una cosa di genere. Basta, sono contento, se ce la faccio, perfetto. Comincio bene di nulla, ho dimenticato in macchina lo zaino con l'acqua. Fammi tornare indietro a ripigliarlo, vai. Questa è un'ottima idea. Cos'è questo? Questo è semplicemente un aggeggino messo lì con tre attrezzi per rimettere a posto la tua bicicletta in caso ci sia un inconveniente. Ora, voglio dire, roba di genere io in Italia mai vista. Ora, non voglio iniziare discorsi su se si mette in Italia la distruggono, la vandalizzano dopo due giorni. Non lo so. Però io roba di genere in Italia mai vista. Se ci sta, fatemelo sapere. La prima cosa che salta all'occhio è questa. Una bella pompa per gonfiare la gomma della tua bicicletta. Ora ci sta anche, guarda un po', ci sta anche un QR code in caso tu ci abbia bisogno d'aiuto. Fate, presumo siano questi ragazzi che bravi. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questo, che non so bene a che serva. Attrezzi vari, cacciavite, chiave inglese, cabellino. Questo non ho bene idea che possa servire. Ah, ma te lo dice qui. Qui ci metti la tua bicicletta sopra, così ci può lavorare. Che grande. Guarda bello. E qui ce la metti anche se la vuoi gonfiare, in caso tu ci abbia il cavalletto, perché immagino le biciclette da corsa e il cavalletto non ce l'abbiano. Fate, guarda come l'è pensata bene sta cosa. Mitico, bello. Da quello che ho letto, il tragitto totale sono 18 miglia, cosa che io non farò perché non sto in forma a riguardo. Però questo ci dà lo spunto per poter iniziare a parlare di una cosa interessantissima, che è il sistema imperiale che ci sta negli Stati Uniti, perché mi hanno i chilometri e i metri, ovviamente ci stanno le miglia, che non sono neanche le più complicate da gestire. Però vediamo un po'. Questo è come mi gestisco io le miglia. Consideriamo che una equivale a 1,6 km. Quindi nel caso di 14 miglia cosa facciamo? 14 più 50%, 7,
più 10%, 1,4. Totale 14, 21, 22,4. Quindi facciamo 22 km e mezzo. Facile. Le panchine sono un'altra cosa interessantissima, devo dire, che uno direbbe, ma roba scontata, che ci sta di interessante in una panchina? Ok, queste sono un pochino più lusso, un pochino più levigate, un pochino più lisce. Come funziona la storia di queste panchine che hanno questa targhetta con il nome della gente? Funziona che fa parte di un programma che si chiama Adotta una panchina. Nello specifico uno paga, non so bene quanto, presumo dipenda dallo stato, dalla contea, dall'importanza del parco in questione, paga e quella è la sua panchina in memoria magari dei suoi genitori, di una persona cara, di un amico, come ricordo magari di bei tempi passati in quella panchina, in quel parco. Quindi che succede? Uno, la gente ha a disposizione una panchina, piglia bene davanti al lago. Due, chi vuole preservare il ricordo di una persona cara lo può fare. Buono, no? Fattibile in Italia o no? Chiedo. Sarebbe bello. Mica è tutto per le panchine però. C'è anche un'altra opzione, che è l'opzione quella ignorante, proprio a bestia. Vediamo un po'. Potete ammirare una bellissima panchina fatta di non so bene cosa, ma mi pare di metallo. Vediamo un po'. Questo è tipo cemento armato invece. Questa è proprio roba ignorante. Guarda il lavoro. Questa non la muove nemmeno a piangere. Va bene comunque, non è un gran problema. Uno ci può stare a sedere tranquillo. Quindi questo quant'è in chilometri orari? Risposta: nessuno lo rispetta comunque, quindi va tutto bene. Comunque il campanello lo suono, lo suono, ma non ci credo che nessuno va a questa velocità, zero meno. Questi sono tipo 25 all'ora, ma nemmeno. Sì, ma ciao. So, let's get you to the gate of the senior housing. I have no idea. This is my very first time here. Okay. Oh, yeah. I mean, you could definitely go that way, back into town. Okay. And then go through the town and then kind of go that way and you'll hop onto the second part of the trail. Okay. Because you can't cut through here, I guess. Ideally. This is the real legal right-of-way. So it's a bit of a conflict. Yeah, there's a little bit of a conflict with the owner, but. Okay. Yeah. That's the way we're going. All right. No worries, I think I'll cut through the city then. La conversazione con quella coppia espone elementi interessantissimi diciamo della cultura americana, qualsiasi cosa possa voler dire. Uno, la sacralità della proprietà privata. Due, lo spirito anarchico del ma sai cosa? Ciao! Posso ne parla? Queste cittadine non l'ho mai fatte vedere, lo sai che? Facciamoci un passaggio e vediamo un po' che succede. E qui ovviamente nemmeno ci sta la pista ciclabile e io non è che neanche sappia bene dove stia andando, però vediamo un po' come funziona, vai. Situazione mi sembra un po' sui desolato andante. Ah, siamo a Goshen. Ok, Goshen è una bella cittadina. Goshen Pizza, ti immagini? Essere una meraviglia.
Amore Italian Pizzeria, immagini. Tra l'altro a Goshen ci sono già venuto perché è l'unico posto nel raggio di chilometri e chilometri dove ci sia un alimentare italiano valido, si chiama Rocco Roma. Ora l'idea mi sono fatto di Goshen è l'Italian Mob, la mafia o come tu la voglia chiamare, i Goodfellas, che da New York City diciamo si sono dovuti o voluti spostare, che hanno fatto? Questa è una delle scelte principali dove venire a stare. Aspetta, perché che mi sa che mi sono perso? fammi controllare la mappa. Questo è un altro ristorante italiano. Abbiamo provato a venirci, strapieno, festino incredibile di gente. Sembra che siamo ritornati in linea, vediamo un pochino. Ah, oh, wow, nice, gelato, fresh. Where am I supposed to go now? Hi, this goes to Chester, right? Oh, yes, yes it does. All right, thanks. Down in Monroe, too. Thank you. Yeah. Okay. Raggiungiamo Chester. Guarda, loro sono a riparare la bicicletta. Questi qui dietro. Mythish, bravi. Top. Mi sembra la primavera ancora c'ha da arrivare, direi. Mi sembra tutto parecchio spoglio, no? Guarda. Ditemi voi come piglia bene questa targa. Guardate un pochino che dice. E questa era la vecchia ferrovia, la prima fermata di questa linea ferroviaria, che come ho detto è quella che è stata abbandonata e poi ci hanno fatto questo percorso. E questo posto, sono già venuto a pigliarci un caffeino, questo sembra una vecchia cittadina di classico fermo d'affari West, bellissima. Beh, ditemi voi se questa non vi dà l'impressione di essere una città di Far West. E questa è la moglie, guarda, vista, presa, come è? Ottimo tempismo, perfetto. Andiamo a pigliare il caffè, sono arrivato anche lungo.